Guidoni? Mi viene in mente un film. A proposito di libertà, di amore, il C'è l'Argentino. È stato fatto poco tempo fa, a un'intervista che gli fecero il famoso Che Guevara, gli chiesero qual è la prima qualità di un rivoluzionario. Semplicissimo, l'amore. Vedete. L'energia che sprigiona da chi è un uomo libero e quindi libero di amare quasi sempre diventa anche meccanismo artistico, espressione artistica, che è il tentativo di recuperare qualche cosa e non di ridurla per tornare. Io sono convinto che lui fosse anche un artista. Certo. Non è il caso che ha ispirato Shakespeare. Cioè, è la riduzione che fa paura. Sì. La centralità dell'amore in Giordano Bruno. Uno. Due. Gli si chiede di rinnegare l'esistenza, cioè lo si rimprovera di pensare che l'inferno non esista. Questo è molto strano, perché se uno ha veramente l'amore nella propria concezione del mondo, non può pensare che una persona sia condannata nell'eternità, per sempre. Questo è contraddittorio, non è più amore. E quindi è strano che gli inquisitori gli rimproverassero proprio l'amore, che è il fondamento del cristianesimo. Perché evidentemente non aveva un amore. E il cristianesimo... Ah, ma evidentemente forse non era cristiano. È contraddittorio, è una contraddizione. Allora, tu stai andando alla cosa che io penso, che gli inquisitori non erano affatto cristiani. Certo. Infatti è una contraddizione erano proprio nella loro concezione. Operavano in nome di Cristo usurpando. E come hanno fatto altre religioni. Su di loro imperitura. Volevo fare una domanda, Giordano Bruno fu condannato perché credeva nella reincarnazione, no? Ma... Nei Vangeli, no? Quando per esempio Gesù chiede ai discepoli chi credete che io sia, e loro rispondono: sei tu Elia, cioè Giovanni il Battista, sei tu Geremia, sei o uno dei profeti, cioè c'è un nesso la reincarnazione. Molti l'hanno anche provato. La Madonna è la madre di Dio. Sì, quindi, ma il cristianesimo lo rifiuta. Però alcuni che abbiano trovato questi. Però io come si chiama? Dio. Ma mi sfugge il nome di un filosofo inglese che proprio mette in luce proprio gli aspetti della reincarnazione per quanto riguarda il pensiero cristiano, che la Chiesa rifiuta ovviamente, ma anche io non lo leggo questo. Su Bruno? Un'emozione. Un'emozione, quando si parla d'amore tutti ci emozioniamo, e io in particolar modo. Quando perciò... Lei Lorenza, lei è cristiana. Sì. Quando lui voleva dare tutta questa pace, voleva tramite queste carte, in quel caso ti sei già reincarnato e hai capito che cosa significhi amore da una vita precedente? Perché se sai tutte queste cose, se hai questa sapienza... Lui nasceva da una famiglia nobile, ma secondo te andavi incontro a quella vita sapendo benissimo che prima... Ma lo intuiva che prima o poi l'avrebbero preso, no? Si è messo a rischio, se dentro non avesse avuto quello che una volta si chiamava... un fuoco, e che era l'anima, e l'anima, la sua anima, non poteva, lui si è fatto condannare perché non poteva discostarsi da quella, un'armonia che evidentemente... Il suo progetto di vita, come sì, ma da un'armonia profondissima. Lui aveva la sua vita da compiere e lui se l'è assunta fino in fondo, invece che sottoporla al giudizio o alla direzione di altri poteri. Silvia? A me ha colpito molto nel film lo sguardo di Bruno, perché lui volontà era talmente... pieno d'amore, talmente appunto ci crede, avvolto dall'amore, che lui guarda gli inquisitori con uno sguardo di compassione, non di rabbia. Lui si sentiva non capito, perché appunto appartenente ad altri tempi, e non era poi alla fine arrabbiato, ostile nei riguardi degli inquisitori. No. È passata la storia del fatto che lui fosse testardo, semplicemente perché non era inamovibile dalla sua posizione, ma non che fosse un testardo. Assolutamente. Dove sarà l'anima, no? Speriamo dove è rincarnata, dove? Speriamo che ci assista. Intanto è anche qui, perché sei bianca? No, volevo solo dire che mi ha colpito che lui pensi che tutte le cose animate, inanimate, abbiano l'anima. Questo, come avevi visto che si incontra con la religione degli antichi egizi, senza che si fossero parlati. Infatti, il punto di collegamento è la filosofia antica, Giamblico, De Mysteris Egyptiorum. Per esempio, è un filo che va avanti nei secoli sotterraneamente, ha voglia di fare persecuzioni, a distruggere, a annientare, a torturare, e riemerge. Guardate cosa sta accadendo adesso in un paese d'Oriente, dove c'è la popolazione che esce, noi occidentali facciamo finta di nulla o quasi. Riescono queste cose, non è possibile fermarli, non c'è tortura, non c'è polizia, non c'è esercito, non c'è cannoni che tengano, spazzati via tutti.
sarete. Preoccupante. No, è il fatto, ecco, di proporre un modello di vita talmente diverso da quel, ma secondo me anche gli inquisitori sapevano, non è che non lo capivano, sapevano benissimo come fosse, appunto per questo hanno detto questo è pericoloso, leviamolo. Certo. Era un potere che doveva rimanere così, così com'era. Fine. Tommaso Campanella si è finto pazzo, se non anche lui ha fatto la stessa sorte, certo. E anche Leonardo, e anche Galileo, voglio dire. Certo. Simona? No, una cosa che mi colpisce è che poi lui è stato condannato anche proprio per tentare di conciliare le diverse dottrine, le diverse fedi. E quello colpisce perché proprio la religione cosiddetta cristiana lo colpisce in questo, che comunque dovrebbe essere... Ma guarda che i calvinisti hanno fatto uguale, quando lui a Ginevra... Anche peggio. Che si rende conto che per loro dire che uno... Allora, la grazia di Dio si manifesta anche in questa vita, per cui se sei ricco vuol dire che sei in grazia di Dio. Quando capisce che chi è ricco è in grazia di Dio e chi è povero non è in grazia di Dio, ne fa di tutti i colori, che lo prendono di peso, lo sbuttano fuori dall'aula. Lui era professore universitario, quindi ogni volta rischia tutto. Certo. Anche quando va in Francia ha un grande incarico, rischia sempre tutto. C'è da dire che qualche volta il sistema di vita collettivo prevale sul sistema, diciamo, di libertà individuale, in nome di che non si sa bene. Ecco, lui scardina anche questo. Lui... Sì, una domanda. La relazione tra la memoria, l'arte della memoria e la magia è... in Giordano Bruno, cioè una cosa che mi allora è l'arte della memoria non è soltanto una mnemotecnica, e i quadri che sono stati realizzati sotto l'egida di essere quadri, quindi arte per la memoria, in realtà vogliono dire questo: non servono a rinforzare la memoria dell'ora, del ricordare ora, che ne so, questa è la mnemotecnica. È la mnemotecnica, quelle che adoperavano anche, per esempio, vi posso dire Cicerone, no? E i sofisti, ovvero sia come mandare a memoria tante cose, no? Va bene. E questa è una tecnica, ma l'arte della memoria, il vero significato è un altro, è quell'arte che nasce, vedete Botticelli, che nasce così carica di simboli e di archetipi che chiunque si metta a guardare improvvisamente si squarcia qualcosa dentro la persona, dentro l'uomo o la donna che osservano, ed emergono ricordi profondi. L'arte della memoria è l'arte che suscita la memoria profonda che noi abbiamo dimenticato. Ecco perché davanti alla primavera noi cadiamo in estasi. Semplice. Allora. Abbiamo delle immagini sul plasma, appunto, tratte dal corpus iconographicum. Sì, di Giordano. Allora, vorrei. Allora, abbiamo una lettera, vero? E poi concludere, ci mandiamo 2 minuti in più, preparati la sigla, Francesco. Silvio Anelli, a proposito della scuola gnostica valentiana, lui vuole parlare di con te del dualismo. Il dualismo è tipico di alcune correnti gnostiche, ma lo gnosticismo che più mi coinvolge, quello di Valentino, è in realtà un pensiero chiaramente monistico. Nello gnosticismo ci sono varie posizioni. C'è una e c'è anche l'altra. Così dice Benelli, Giancarlo Benelli, nello gnosticismo pubblicato da Mondadori. Ci sono tutti e due gli aspetti, e incredibilmente vi sembrerà assurdo, ma in un pensiero organico non sono neppure in contraddizione, perché tutto viene. Il problema della contraddizione è un problema razionale. Quando si vanno nelle cose divine, la ragione serve per farci entrare, dopo ci vuole l'entusiasmo, l'intuizione, l'abbandono, ben altro, e la capacità di lasciarsi andare e di aprirsi. Francesco, chiudiamo. Sopra l'erba ad aspettare un sottile dispiacere, e di notte passare con lo sguardo
la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. Stringere le mani per fermare qualcosa che